Mancano 4 minuti alla fine di Napoli-Liverpool, 1-0, rigore di Mertens a 8 dal termine, Napoli sta battendo i campioni d'Europa. Attenzione però, la palla recuperata da Llorente, gol, 2-0, 2-0 proprio adesso, Llorente, incredibile. Llorente ha approfittato di un errore in fase difensiva del Liverpool, forse un tocco di Mertens che è riuscito a servirlo, vediamo un pochino adesso subito dal replay. No, proprio una disattenzione difensiva, un contrasto, la palla è uscita fuori e Llorente è riuscito a bucare Adrian in uscita. Incredibile, grandissimo questo Napoli che come l'anno scorso, ormai possiamo dirlo, manca ancora 2-3 minuti, però possiamo dirlo, batte il Liverpool l'anno scorso al 90esimo, 1-0, gol di Insigne su assist di Caglione. Quest'oggi Caglione si procura il rigore dell'1-0 di Mertens all'82esimo. E poi adesso Llorente. Llorente, il nuovo acquisto a parametro zero del Napoli, il 2-0 e ci siamo. Questo Napoli sembra, mancano ecco adesso due minuti praticamente, sembra aver battuto i campioni d'Europa in carica. Una grande partita del Napoli, primo tempo molto equilibrato, poche occasioni, poi nel secondo tempo Manolas stava rovinando la partita del Napoli. Lo abbiamo sempre detto che Manolas è un giocatore forte, ma ha delle lacune tecniche e ogni tanto anche di concentrazione. Ha servito a Salah una palla d'oro clamorosa, solo Meret con un gran miracolo è riuscito a salvarlo. Prima c'era stato un miracolo di Adrian su un tapin da veramente da 2-3 metri di Mertens, è riuscito a sventare con un volo incredibile. Quindi il pareggio era il risultato più giusto fino al 82esimo, quando Caglione si è procurato il rigore che Mertens ha realizzato. Adrian l'aveva toccata ma non è riuscito a respingerla. E poi adesso questo 2-0 su questa incomprensione difensiva del Liverpool. Legittima la vittoria del Napoli, che possiamo dirlo, merita a questo punto questa vittoria. Manca adesso 1:10, 1:20, siamo quasi arrivati al termine. Il Napoli sta facendo anche possesso palla. Ci siamo, veramente ci siamo, eh. Siamo contenti perché l'Inter all'ultima è riuscita ad agguantare il pareggio con lo Slavia, per fortuna. Il Napoli batte il Liverpool 2-0 in casa, quindi giornata che era partita male per le italiane, ma adesso ha cambiato un po' registro. Ha cambiato registro e il Napoli continua con questo ottimo possesso palla a congelare il risultato, questo 2-0 che sembra ormai andare in porto. Ci siamo, dai, possiamo dirlo, il Napoli ha battuto il Liverpool. Mancano veramente adesso pochi secondi, una trentina di secondi. Ci siamo. Siamo contenti perché il Napoli ha battuto una squadra veramente forte che aveva tenuto anche bene il campo, possiamo dirlo. Per dei tratti sembrava poter vincere questa partita sull'occasione che ha regalato Manolas, ma anche su quei fraseggi che fanno al limite dell'area veramente pericolosi. Veramente pericolosi, sono uno squadrone, ma oggi il Napoli è riuscito a disinnescarli lasciandogli veramente poco e vincendo la partita. C'è riuscita con questo rigore di Mertens e questo gol di Llorente che ha suggellato e sigillato la vittoria del Napoli. Manca veramente poco alla chiusura, attendiamo solo il fischio finale. Il Napoli che parte alla grande e finisce qua. Il Napoli ha battuto 2-0 i campioni d'Europa in carica del Liverpool e campioni in carica della Supercoppa Europea. Gran risultato, il Napoli che parte alla grande in questa Champions League. Girone tosto, ma è partito battendo i più forti in Europa, perché sono loro i campioni d'Europa. Grandissimo Napoli. Vedremo domani cosa farà la Juventus a Madrid, l'Atalanta a Zagabria. Rimaniamo aggiornati con i video. Questa sera, forza Napoli, siamo contenti che abbia vinto 2-0. Mertens su rigore e Llorente nel recupero ha messo in ghiaccio il risultato. Bene così, buona giornata per le italiane e vediamo domani come prosegue con le altre partite di Champions League.